Amici di automobile.it, oggi sto provando per voi l'auto più lussuosa firmata dal gruppo PSA, la nuova DS7 Crossback 2019. Per lei un potente quanto parsimonioso motore 2000 diesel da 180 cavalli di potenza e cambio automatico EIT a 8 marce. Quando parliamo di SUV premium, il pensiero va immediatamente alle tedesche, di cui non faremo il nome, ma il cui riferimento è molto chiaro. Se invece volete avere un modello completamente diverso e stupire magari gli amici con qualche effetto speciale di cui dopo vi parleremo, potreste rivolgervi ai francesi di DS che presentano questa DS7 Crossback. Andiamo a provarla. DS7 Crossback è quindi il primo modello legato a doppio filo, sempre con Citroen, ma a sé stante come brand, quindi non più una sottomarca per quanto premium della casa francese. Come dicevamo poco fa, si tratta quindi di una vettura premium che a differenza delle tedesche, dalla linea per quanto elegante molto spesso scontata, in questo caso abbiamo a che fare con un design davvero ricercato, a cominciare ad esempio dai fari anteriori che all'apertura delle portiere compiono una specie di danza a 360 gradi su se stesse, una specie di omaggio ai fari direzionali inventati proprio da DS. Sempre in tema di gruppi ottici, anche quelli posteriori sono realizzati per stupire gli occhi degli appassionati e non. Ad esempio l'interno, la trama dell'interno è stata realizzata con una lavorazione addirittura a laser. Molto molto belli per esempio poi sono i cerchi in lega, in questo caso da 20 pollici, perché stiamo viaggiando su una DS7 Crossback con il pacchetto Performance Line, ma va detto che già sulle versioni di serie abbiamo cerchi da 18 pollici. E si fanno anche notare i due imponenti scarichi posizionati ai confini del paraurti posteriore, ovviamente in plastica. La lunghezza di questa DS7 Crossback è di 455 cm, il che la pone a metà strada tra i SUV compatti e medi, anche se ad esempio guardando al vano di carico sembra avere a che fare più con un grosso SUV. Il bagagliaio è infatti di 555 litri base, ha una forma abbastanza regolare, non mancano ganci ed elastici per non far disperdere gli oggetti più piccoli. C'è anche una presa da 12 volt, sempre utile. Il fondo è doppio, così da avere un ulteriore capiente vano, e più in basso c'è il ruotino di emergenza. Grazie ai tassi laterali è poi possibile far cadere gli schienali posteriori, così da avere ancora più spazio. In questo modo potremo ottenere una bella superficie regolare, con la capacità che sale in questo caso a 1750 litri. Lo spazio per i passeggeri posteriori è davvero da business class. Perché? Perché riescono a sedere comodamente ben 3 passeggeri, addirittura quello centrale, questo anche perché manca un ingombrante tunnel centrale che confessa comunque la natura e la vocazione a trazione anteriore di questa DS7 Crossback. Tanti centimetri quindi a disposizione per testa, ginocchia e gambe, e ad aumentare quella sensazione un po' premium ci pensa anche il clima, con i bocchettoni posteriori e due utilissime porte USB. Passando invece sulla fila anteriore, ad attirare subito l'attenzione ci pensano i due schermi, uno centrale posizionato qui in mezzo alla console e questo invece a modi virtual cockpit posizionato subito dietro lo sterzo. Parliamo di due schermi da ben 12 pollici, veramente grandi. Da quello centrale è possibile gestire la gran parte delle funzioni di questa DS7 Crossback, dal clima passando dalla radio all'infotainment al navigatore. Personalizzabile nella grafica è invece quello posizionato subito alle spalle dello sterzo. Molto utile per esempio la funzione di navigazione, che trasforma tutto lo schermo in un grande navigatore dal quale è possibile seguire l'itinerario richiesto senza distogliere troppo lo sguardo dalla strada.
Per quanto riguarda i rivestimenti e la scelta dei materiali, è chiaro che la sensazione è quella di viaggiare su una vettura premium. Il pacchetto che equipaggia questa DS7 Crossback è, come dicevamo poc'anzi, il Performance Line, nel quale troviamo rivestimenti in Alcantara sulla console centrale, ma anche sul tunnel, che ha questo stile un po' da cockpit di aeroplano. Se non ci fosse l'Alcantara, sugli altri allestimenti, sugli altri pacchetti più lisci, troviamo invece pelle nappa. Per quanto riguarda invece il mercato dell'usato, ma anche del nuovo, delle chilometri zero e dei noleggi, sul sito di automobile.it alla voce DS potremmo trovare fino a 300 annunci. La posizione di guida rialzata è quella tipica di un SUV e ci regala una buona visibilità. Le dimensioni sono generose, quindi in questo caso la vita in città si fa un po' più complicata, ma telecamere e sensori ci danno una bella mano. Molto interessanti sono poi le sospensioni attive. Una telecamera dietro lo specchietto scruta al posto nostro la strada e riconosce il tipo di condizioni del manto stradale, adattando il comportamento delle sospensioni. Un'ottima soluzione per digerire al meglio le buche delle grandi città. Molto piacevole da guidare anche in modalità sportiva, grazie all'apposito tasto Drive Mode che irrigidisce la risposta dello sterzo e anche quella dell'assetto. Sotto il cofano troviamo un motore 2000 diesel da 180 cavalli di potenza, il tutto coadiuvato veramente in modo impeccabile dalla trasmissione automatica EAT 8 a 8 rapporti. Un cambio che si comporta davvero bene, con cambiate e scalate davvero veloci, ma soprattutto silenziose e impercettibili. Ad elevare la sensazione di vettura premium poi ci pensa anche l'insonorizzazione. La vettura è veramente silenziosa, il rotolamento delle gomme è impercettibile anche in virtù delle sospensioni attive di cui parlavamo. Solamente alle velocità più sostenute arriva qualche fruscio aerodinamico proveniente dagli specchietti esterni. Per quanto riguarda infine i consumi, in città abbiamo registrato percorrenze di circa 11-12 km per litro, uscendo fuori porta si può salire a 16-17 km per litro, mentre in autostrada, viaggiando a fil di gas e a velocità da codice, è possibile strappare anche i 21-22 km per litro di gasolio. La media è quindi attorno ai 16-17 km per litro. E voi cosa ne pensate della nuova DS7 Crossback 2019? Ricordatevi di scriverlo nei commenti, di seguire la pagina Facebook e di iscrivervi al canale YouTube di automobile.it. Alla prossima!